La Serie A è giunta alla 16ª giornata ed avrà come big match l'incontro Lazio-Inter di domenica sera, oltre ad altre 9 partite molto interessanti a partire da Genoa-Juventus di venerdì sera. In questo video andrò a parlarti di tutte le gare in palinsesto dei prossimi giorni, proponendoti il migliore pronostico per continuare a vincere ancora in questo fine settimana, la giusta strategia di money management e anche una multipla di oltre quota 3 per continuare a vincere la nostra serie dopo che abbiamo vinto anche la terza bolletta consecutiva con le gare di Inter, Monza e Roma, come stai vedendo nella bolletta che è appena apparsa qui in sovrimpressione. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Luigi, sono un investitore sportivo e mi occupo di creare e di gestire dei piani di investimento a medio e lungo termine utilizzando come asset finanziario le scommesse sportive. E ti do il benvenuto in questo nuovo video e qui sul mio canale YouTube. Detto questo, andiamo su eurobet.it per fare il punto della situazione su questa giornata di Serie A del fine settimana. Allora, eccoci qui su eurobet.it pronti per analizzare l'intero 16º turno di campionato che inizierà venerdì sera con Genoa-Juventus e si concluderà lunedì sera alle 20:45 con Atalanta-Salernitana. Però prima di partire volevo fare un doveroso e sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno scritto in privato sulle varie piattaforme social per fare i complimenti per lo studio serale della passata giornata di campionato. Abbiamo fatto un 9 su 9 veramente incredibile, con una quota, come stai vedendo dalla slide, di oltre 30 volte la posta, bonus esclusi, quindi una cosa che per me si ripeterà veramente rare volte. Però ecco, quando succedono queste cose è giusto comunque segnalarle, è giusto comunque festeggiare insieme, e quindi da parte mia ti ricordo che comunque questa è una rarità. Ecco, l'importante è avere una media costante di risultati e di pronostici presi che nel lungo termine comunque portino a dei risultati in positivo. Ci può stare magari il periodo di flessione, ma questi ecco sono in super positivo, ce li prendiamo, ok. Però ecco, ricordiamoci sempre che le multiple vanno comunque prese con le pinze, giocate veramente con pochi soldi, poco budget a disposizione, e concentrarsi invece comunque sulle singole che comunque alla lunga pagano sempre meglio e si possono ottenere dei profitti nettamente maggiori rispetto alle classiche giocate in multipla. Chiuso questo preambolo iniziale, iniziamo da Genoa-Juventus con il 2 dei bianconeri a 1,85, l'under 2,5 a 1,52 e il no goal a 1,65. Per quanto riguarda questa partita, abbiamo comunque un Genoa che sta facendo il suo campionato. In casa non perde da 3 partite consecutive, e contro questa Juventus, che comunque sta facendo il suo, sta facendo molto bene, insediando l'Inter per quanto riguarda la corsa scudetto, mi aspetto comunque una prova convincente dei bianconeri, con questo 2 che è veramente quotato altissimo a 1,85. Mi aspettavo qualcosa di più basso, però questa è una quota veramente da non prendere in considerazione, perché comunque per me mi aspetto una gara molto equilibrata. Il 2,85 magari la Juventus potrà vincere la gara 1-2 a 0. Per me il pronostico però migliore è questo under 2,5. La Juve comunque ci ha abituato a delle gare comunque giocate sempre con molta attenzione, vinte ecco per 1-2 a 0, e mi aspetto anche qui comunque dove un giorno comunque mi ricordo anche il Milan ci ha fatto abbastanza fatica, il Napoli pure è uscito con un pareggio, quindi ecco, per me questo under 2,5 1,52 è la prima scelta. Passando poi alle gare del sabato, abbiamo Lecce-Frosinone all'Orie 15 con l'1 a 2,15 e molte vittorie tra l'under over 2,5 con il gol a 1,70. Per questa partita dobbiamo dire che comunque il Lecce sta facendo veramente molta fatica anche nelle gare in casa quest'anno, è reduce da 4 pareggi consecutivi, mentre il Frosinone comunque in trasferta subisce quasi sempre gol. L'unica gara comunque con la rete inviolata è stato lo 0-0 contro l'Udinese, poi per il resto comunque in trasferta è reduce da una serie di KO veramente molto lunga, e anche qui sul campo del Lecce comunque per me farà molta fatica. Per quanto riguarda questa gara, giustamente il pronostico gol è da prendere in considerazione, però per un pronostico che più alla nostra portata, che abbia una quota comunque medio-alta, abbiamo questa combo 1x più multigol 1,5 a quota 1,43 1,45 qui su eurobet.it, visto che per me mi aspetto almeno una gara da 1-0, poi con il Frosinone che magari potrà cercare il gol del pareggio o magari la sua prima vittoria in esterna, che il Frosinone ancora non vince fuori casa. Però ecco, invece per me queste partite comunque qualche punto lo deve portare a casa in ottica salvezza. Poi alle ore 18 abbiamo Napoli-Cagliari con l'1 1,32, l'over 2,5 1,52 e molto equilibrio tra il gol e no gol 1,87 e 1,85. Per quanto riguarda il Cagliari che ha vinto l'ultima gara di Champions contro lo Sporting Braga, terminando secondo alle spalle del Real Madrid nel suo girone, ma mi aspetto comunque un Napoli che vorrà comunque iniziare ad invertire la rotta nelle gare in casa di campionato. Ha veramente fatto poche vittorie in casa, ha vinto più in esterna, più in trasferta che al Maradona, quindi questa tendenza dovrà comunque prima o poi interrompersi. Il Cagliari è l'avversario giusto per poter iniziare a vincere in casa. L'1-1,32 è molto buono, visto che comunque anche il Cagliari in trasferta
trasferta non ha mai vinto, quindi ecco, questo l'uno è uno dei più bassi di questa giornata di Serie A, me lo vado a prendere, però in allegato in accoppiata appunto in combo con il multigol 1-5, e qui su Eurobet la quota è di 1,45, è molto più buona dell'1 semplice a 1,32, visto che comunque non mi aspetto una gara da 6 gol. Detto questo, l'ultima gara di sabato sera è Torino-Empoli alle 20,45 con l'1 a 1,62 e praticamente l'under 2,5, il no gol a 1,80 e 1,82. Anche per questa gara comunque mi aspetto un Torino che questi avversari diciamo del suo calibro, anche qualcosa di meno come l'Empoli, comunque il Torino deve uscire da queste partite con dei punti. L'1 a 1,62 è molto buono, però se andiamo a vedere le gare dell'Empoli in trasferta, a parte il 7-1 contro la Roma dell'Olimpico, ha fatto tutte partite da multigol 1-3 e per me anche questo pronostico è uno dei migliori, la quota è di 1,40, anche perché l'1 a 1,62 è buono, quindi per me il Torino un gol lo metterà a segno, quindi si parte dall'1-0, potrebbe starci un 1-1, magari anche un risultato a sorpresa dell'Empoli, mi ricordo anche contro la Fiorentina, contro anche il Napoli doveva perdere, invece ha vinto sempre di misura e non facendo tantissimi gol. Ecco, quindi questo multigol 1-3 a 1,40 comunque lo troviamo sui vari bookmakers, William Hill, Betflag e anche diciamo qui su Eurobet.it, per me è il pronostico principale da prendere in considerazione. Passando adesso alle gare di domenica 17 dicembre, si parte con un Milan Monza alle ore di pranzo alle 12.30, molto interessante, con l'1 a 1.60, l'over 2.5 e il gol a 1.75. Per quanto riguarda questa partita, dobbiamo dire da una parte abbiamo un Milan che comunque è reduce dalle fatiche di Champions contro il Newcastle, una gara vinta 2-1 ma che non è bastata per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, è retrocessa in Europa League, e però queste partite comunque contro un Monza che in trasferta prende molto spesso i gol, comunque sono da vincere, anche perché la Juve avrà giocato prima, poi l'Inter avrà l'incontro contro la Lazio, quindi in ottica anche terzo quarto posto, per non dire scudetto, queste partite sono da portare a casa. Però per quanto riguarda il Milan mi aspetto non tantissimi gol, il Milan per me partirà dall'1-0 perché comunque abbiamo un Milan che in casa queste gare le può e le deve vincere, rientrerà Leao, Giroud, titolari, ecco, però comunque mi aspetto comunque una prova veramente d'orgoglio per riscattarsi anche dalla brutta figura fatta in Champions League. In ottica pronostica abbiamo l'1x più multigol 1-5 a 1,40-1,45 che per me è la prima scelta per questa partita, perché magari se il Milan non dovesse vincere, per me la gara finirà 1-1, massimo 2-2, però ecco, questo Milan queste gare, ripeto, le può e le deve vincere. La quota dell'1 è 1,60, però prendiamoci questa quota che è un po' più bassa e che ci mette a riparo anche da un possibile pareggio per 1-1 o 2-2. Alle ore 15 abbiamo invece Fiorentina Hellas Verona e Udinese Sassuolo. Per quanto riguarda la Viola abbiamo l'1 a 1,45, l'over 2,5 a 1,72 e per quanto riguarda il gol-no-gol molto equilibrio per quanto riguarda questa partita. Per quanto concerne appunto la Fiorentina, dobbiamo dire che la Fiorentina in casa spesso e volentieri fa dagli 1 ai 3 gol e contro questo è la Sverona che in trasferta veramente fa molta fatica a vincere quest'anno, mi aspetto comunque una prova comunque convincente dei ragazzi di Italiano che saranno è vero reduci dalle fatiche di Conference League, però contro questa è la Sverona che non lascia veramente lascia molto un po' a desiderare in trasferta, mi aspetto comunque una bella prova e almeno una vittoria, quindi invece dell'1 a 1,45 mi vado a prendere multigol 1-3 squadra casa che su William Hill e anche qui lo troviamo un po' più basso, ma arriva la quota a 1,33, una quota per me che di tutto rispetto ci può stare, anche un possibile pareggio per 1-1, magari ecco questo 1-1,45 potrebbe anche non concretizzarsi, io penso di no perché comunque la Fiorentina parte con i favori del pronostico, però ecco questo multigol 1-3 squadra casa per me è la prima scelta. Poi abbiamo Udinese Sassuolo con l'1 a 2,25, l'over 2,5 a 1,67 e il gol a 1,55. Per questa partita dobbiamo dire subito che il Sassuolo sta vivendo un periodo veramente molto alta, segna e subisce tantissimi gol. L'Udinese è una delle poche squadre nel nostro campionato e in Europa che in casa non ha ancora mai vinto, quindi ecco, prima o poi questo 1 dovrà uscire fuori. Non penso magari contro questo Sassuolo, l'1 a 2,25 è molto alto. Prevedo magari una gara da gol, un gol per parte, l'over 2,5 e in questi casi io mi vado a prendere sempre il multigol 2-4. La quota è di 1,50 e anche se la gara finisse 1-1 o 2-0 per una delle due squadre, comunque il pronostico risulterebbe vincente. Poi alle ore 18 abbiamo Bologna-Roma che vale un posto in Champions League, strano ma vero, con il Bologna che sta facendo veramente molto bene. Abbiamo l'1 del Bologna appunto della squadra di casa a 2,40, l'under 2,5 a 1,50 e il no goal a 1,73. Per quanto riguarda questa partita abbiamo un Bologna che in casa vende cara la pelle, comunque ha perso veramente pochissime volte e mi ricordo giusto la prima partita contro il Milan per 2-0, poi comunque ha sempre dimostrato di essere una squadra che merita e vale l'Europa per questa stagione, magari non ci arriverà perché poi comunque ci sarà un ritorno di fiamme del Napoli, della
della Fiorentina, dell'Atalanta, però comunque sta veramente giocando bene la squadra bolognese, e quindi mi aspetto anche contro questa Roma una partita che potrà anche far sua, anche perché comunque la Roma è reduce dall'impegno di Europa League di giovedì, poi comunque ha molti assenti importanti, soprattutto in attacco con Dybala e Lukaku, quindi questo Bologna per me potrebbe anche fare risultato. Però in ottica pronostico non mi andrò a concentrare sui segni 1x2, bensì sull'under 2,5. La quota di 1,50 per me è il pronostico migliore, perché ripeto, poi la Roma in trasferta mi aspetto che farà una gara come contro l'Inter, che perse 1-0, però ecco, la Roma anche se portasse a casa un pareggio sarebbe veramente un buon risultato. E quindi ecco, vediamo questo under 2,5, lo vedo come miglior pronostico per questa partita. Poi alle ore 20:45 abbiamo Lazio-Inter con il 2 a 1,73 e molto equilibrio, quasi le stesse quote tra l'under over 2,5 e il gol no goal. Allora, per quanto riguarda questa partita mi aspetto comunque una Lazio che farà valere il fattore campo. La Lazio ha perso in casa solamente con il Genoa alla prima giornata di campionato della gara in casa, e poi comunque ha sempre ben fatto, ha sempre ben figurato raccogliendo diversi punti. L'Inter in trasferta anche lei ha fatto molto bene, facendo dei pareggi comunque importanti come contro la Juventus, in trasferta anche ha vinto bene con il Napoli 3-0, quindi mi aspetto comunque una gara che l'Inter anche qui vorrà un po' rifarsi dalla gara di Champions League pareggiata 0-0 contro la Real Sociedad. In ottica pronostico il 2 a 1,73 è molto buono, è una buona quota, mi piace, però ecco, questa Lazio comunque non penso che si farà battere facilmente. Penso comunque che l'Inter almeno un gol possa trovarlo con il multigol, 1-3 con squadra ospite a 1,33, che per me è la prima scelta. Abbiamo un Lautaro che comunque si è risparmiato in Coppa, Thuram che comunque tornerà in attacco, la coppia titolarissima, e penso che almeno un gol alla Lazio lo possa subire. L'ultima gara di lunedì 18 dicembre alle 20:45 è Atalanta-Salernitana, l'1 a 1,30, l'over 2,5 a 1,57 e il no goal a 1,78. Qui il pronostico è semplice, abbiamo questo 1 a 1,30 che è molto buono, però l'Atalanta comunque in casa segna spesso e volentieri e la Salernitana in trasferta veramente lascia molto a desiderare, e quindi queste gare penso che comunque l'Atalanta possa farle sue, magari vincendo anche con più di un gol di scarto. In ottica pronostico, invece di puntare sull'1 handicap o su qualche altra quota un po' particolare, mi vado a prendere multigol 2,5 che è quotata 1,33, un po' più alto dell'1 a 1,30, magari anche con un pareggio per 1-1 potrebbe anche starci, e magari mi vado a prendere ecco questo pronostico che mi mette a riparo anche da un possibile pareggio. L'importante è che faccio una delle due ai 5 gol totali. Detto questo, possiamo passare tranquillamente alla parte di strategia, alla parte di money management, non prima di averti detto che comunque se vorrai iscriverti al mio canale e non perderti tutti i prossimi video che parleranno di calcio e scommesse sportive, potrai farlo o cliccando sul tasto iscriviti, attivando la campanella che trovi qui in basso, appunto vicino al titolo del video, o interagendo con la scheda che è appena apparsa in alto a destra per poter appunto entrare a far parte della mia community con un paio di click, e quindi entrare a far parte del mio gruppo qui su YouTube. Detto questo, passiamo alla visualizzazione dei file Excel per quanto riguarda il compendio statistico. Abbiamo praticamente come unica giocata la bolletta in multipla vinta da 9 euro puntati, 26,15 euro per un attivo di 17,15 euro, e quindi comunque in questo fine settimana torneremo a giocare le varie singole con il file masaniero da portare avanti, oltre alla multipla che ti farò vedere verso la fine di questo video. Per quanto riguarda invece il Masaniello, abbiamo una situazione che qui è rimasta veramente invariata, visto che non ho consegnato niente sul mio gruppo Telegram. Lo farò appunto, ripeto, ancora da questa settimana, quindi se non vorrai perderti i vari pronostici ti ricordo che troverai il link qui sotto in descrizione di questo video. Per quanto riguarda invece le multiple, andiamo ad aggiornare insieme. Abbiamo la multipla della 15ª giornata, esito vincente, quindi andiamo a mettere praticamente 7,97 euro, andremo a puntare 8 euro per continuare comunque a portare avanti questa serie che è tornata in attivo, visto che avevamo appunto 88 euro, adesso ne abbiamo 105,82. Questo era l'importante, visto che comunque il masaniello delle singole è comunque in attivo, mancava quest'altro masaniello delle multiple, adesso siamo in attivo e portiamo avanti questa nostra progressione puntando 8 euro su questa multipla che ti farò vedere nella prossima slide. Per la multipla di oltre quota 3 di questo fine settimana ho puntato sulla combo 1 più multigol 1,5 di Napoli-Cagliari quotata 1,45, su 2 multigol 1,4 squadra casa di Milan-Monza e Fiorentina della Sverona, e infine su Bologna-Roma con l'under 2,5 a 1,50 per una quota totale di 3,12 volte la posta. La puntata, come detto dal file Masaniello, sarà di 8 euro. Ed anche per questo video Studio Serie A è davvero tutto. Ti ricordo che qui sotto in descrizione del video troverai un link al mio gruppo Telegram, dove pubblicherò settimanalmente tutta la mia operatività in maniera totalmente gratuita. Poi, se ancora non fai parte qui della mia community su YouTube, ti basterà interagire con questa immagine che è appena apparsa per iscriverti al mio canale e non perderti tutti i prossimi contenuti che caricherò da oggi in avanti. Ti lascio questi altri due contenuti che parlano di pronostici della Liga Spagnola del fine settimana e anche della Premier League. A me non mi rimane altro che salutarti e darti appuntamento in un prossimo video.